Buongiorno a tutti, sono Giovanni Bianchi del Politecnico di Milano. Il lavoro che sto per presentare riguarda la progettazione di un robot sottomarino ispirato al movimento di una razza caunoso. I pesci batoidi, ordine al quale la razza caunosa appartiene, comprendono le diverse specie di razze emante. Il nuoto di questi pesci è caratterizzato dal movimento delle due larghe pinne pettorali. La razza caunosa è una specie di medie dimensioni. Il suo moto rappresenta un ottimo compromesso tra velocità e manovrabilità, oltre ad essere caratterizzato da un'efficienza energetica molto alta. Tali caratteristiche rendono questo pesce una fonte di ispirazione molto promettente per la progettazione di veicoli autonomi sottomarini. Le possibili applicazioni di un veicolo di questo tipo sono la ricerca e il soccorso, l'esplorazione subacquea o il monitoraggio ambientale. L'obiettivo di questa ricerca è appunto replicare questo meccanismo propulsivo per comprenderne il funzionamento e adattarlo anche eventualmente ad altre tipologie di veicoli. Il primo passo per arrivare a costruire il robot è stato lo studio della cinematica della pinna. Il suo movimento consiste in un'onda che si propaga in direzione opposta a quella di avanzamento del pesce. L'ampiezza di quest'onda è tanto maggiore quanto più ci si avvicina alla punta della pinna. Quindi, spingendo l'acqua indietro, il pesce riceve una spinta in avanti come conseguenza della conservazione della quantità di moto. Il movimento di ciascuna sezione della pinna è stato ricavato da osservazioni di biologi. Il meccanismo progettato per la parte centrale della pinna, che si vede nell'immagine a destra, si compone di tre aste connesse tra loro tramite carrelli e cerniere. La lunghezza delle aste è stata scelta minimizzando la differenza tra punti particolari della pinna e punti particolari del meccanismo per tutti gli istanti temporali di una pinnata. Il motore è caratterizzato da una rotazione continua ed è presente un quadrilatero articolato tra il motore e la prima asta, che trasforma il moto in una rotazione alternata. Le dimensioni delle aste del quadrilatero sono state scelte con una procedura analoga alle precedenti. Per ciascuna pinna, quindi, sono stati posizionati tre di questi meccanismi, uno vicino alla punta, uno al centro e uno vicino alla coda. Le dimensioni di ciascuno sono state scalate secondo la forma del pesce. Tutti i componenti sono stati stampati in 3D, eccetto la base che è realizzata in alluminio. La coda è composta da due palette e serve a correggere l'angolo di beccheggio e a compiere manovre, agendo come una specie di timone. Le dimensioni del robot sono all'incirca le stesse del pesce a cui è ispirato, cioè mezzo metro di lunghezza e poco meno di mezzo metro di larghezza per ciascuna pinna. La sua massa è di 10 kg e il suo assetto idrostatico è neutro. Il baricentro è posizionato al di sotto del centro di spinta. La forma del pesce è stata approssimata utilizzando un profilo aerodinamico rigido al centro e altri profili aerodinamici flessibili montati sulle pinne. Questi profili sono stati realizzati in gomma silicone, colata all'interno dei rispettivi stampi. Al di sotto della base, non visibili nell'immagine, si trovano una batteria di litio da 7,4 volt, una scheda Arduino 2 e alcune zavorre. La copertura è stata realizzata saldando insieme due fogli di polietilene di spessore 0,2 mm che sono stati tagliati su misura. Sul robot sono montati un sensore Bluetooth, un accelerometro e un giroscopio triassiali. I motori che azionano ciascun meccanismo sono stati scelti con una simulazione multibody, in cui le forze fluidodinamiche applicate sulle pinne sono state calcolate grazie a un modello CFD. La coppia massima che può erogare ciascun motore è di 0,5 Nm, mentre la massima velocità di rotazione è di 60 giri al minuto. Il controllo dei motori, che mantiene lo sfasamento necessario tra i tre meccanismi per ricreare l'onda e che mantiene le due pinne sincronizzate, è semplicemente una logica proporzionale integrale, che rallenta i meccanismi in anticipo e accelera quelli in ritardo, facendo recuperare al robot lo sfasamento corretto. Alcune prove preliminari in acqua hanno mostrato che ciascuna pinna è in grado di muovere il fluido, generando una forza propulsiva. Invece, l'impermeabilizzazione e il controllo delle manovre necessitano ancora di essere migliorate prima di far funzionare il robot completamente in maniera autonoma. Grazie a tutti per l'attenzione.